cogliere Con l'importanza, l'esposto si muovono facendo tutti in modo più diretto, più certo. Sì. Allora, ragazzi, questo sono io che parlo con i carabinieri di Settimo Milanese. No, no, mi costa niente, vado io dove sto io, faccio l'esposto là e poi ve lo girano. Io sono di Varese, quindi lo faccio là, poi lo loro poi lo mandano, lei dice che l'ha vista a Settimo, poi loro lo mandano e se i colleghi fanno qualche accertamento sulla società fiscale, sui numeri di telefono, allora ci mandano quello che hanno fatto, altrimenti lo Così paghiamo noi. funziona, sì. Sì. Adesso vi spiego bene cos'è successo. Sigla! Allora, una settimana, 10 giorni fa, mi ha mandato un messaggio un mio iscritto al canale segnalandomi che la mia Mini che avevo diversi mesi fa, 6 mesi fa, e che ho dato dentro per prendere il 330 coupé, gli hanno messo l'annuncio di vendita con 110.000 km su subito.it. Allora, io l'ho venduta che ne aveva 210.000. Non solo nell'annuncio ci sono 100.000 km in meno, ma scrivono anche che l'auto è unico proprietario, mentre io sono stato il terzo e il quarto. Sia io che anche Alessandro, che intanto ringrazio della segnalazione, si è allertato subito e ci siamo chiesti come mai, no? Allora, i casi sono due. O si sono sbagliati a mettere la foto di quella macchina che era riferita a un altro annuncio e quell'annuncio specifico doveva avere un'altra fotografia e non quella Mini, oppure hanno provato ad abbassargli i chilometri sperando che nessuno li sgamasse. Ma secondo voi delle due ipotesi, qual è quella più realistica? Ovvio che io devo lasciare un margine di dubbio che siano in buona fede. Comunque non farò nomi, però nel 95% dei casi sono i chilometri che scalano, che non le fotografie caricate in modo sbagliato. Allora, per togliermi ogni dubbio, ho fatto la cosa più semplice da fare. Ho rintracciato dov'era il concessionario e una mattina dei giorni seguenti sono andato là per vedere ed essere sicuro che la mia Mini, ex Mini, fosse stata veramente messa con l'annuncio di 110.000 km, così non ci potevano essere dubbi, non mi avrebbero potuto dire no, abbiamo usato la fotografia sbagliata. Quindi, dopo un paio di giorni, sono andato là. Vedete che cosa è successo. Allora, sono le 9:30 di mattina e sono voluto venire a vedere questa Mini, no? Dopo che è successo quello che già vi avevo raccontato precedentemente, per vedere che la macchina sia conforme alle informazioni date e che non dicano no, abbiamo messo una foto di un'altra macchina per sbaglio, perché poi fanno i furbi due volte, no? Ma mentre stavo venendo qua, ho trovato davanti a me una pattuglia dei carabinieri, gli ho fatto i fari, ci siamo accostati, gli ho raccontato tutto quello che è successo e stanno andando loro a verificare che l'auto sia lì nel capannone di questi qua e che ci sia scritto 110.000 km. Io gli ho detto, guardate, io l'ho data via ad aprile, che ne aveva 210, 212. E quindi mi hanno detto di aspettare qua per ovvi motivi di sicurezza e stanno andando loro a verificare. Comunque loro stessi non sembravano stupiti della cosa perché mi hanno detto che in questi capannoni qua, in questa zona industriale bruttissima di Settimo Milanese, mi hanno fatto capire, ma me l'hanno detto, ci sono molti maneggioni del tipo che mettono l'attività, scappano via, ne arriva un altro, riscappa via. Quindi è una zona dove mi dicevano loro, cioè me l'hanno detto loro, succedono diverse irregolarità. E forse questo è uno dei motivi per cui erano anche qua a girare.
Stavano cercando un furgoncino, ho capito, chissà che casini. Vabbè, vediamo quando arrivano, cosa mi dicono. Mi sa che li hanno trovati perché la roba sta andando un po' per le lunghe. Sono già passati 10 minuti abbondanti. Sono proprio curioso di vedere che cosa mi dicono quando tornano qua. Che sono da arrestare sta gente qui, eh. Aspettiamo, ragazzi, aspettiamo. Eccoli che finalmente tornano dalla loro ispezione. Trovati? No. Non esistono? Allora, secondo me, Com'è? utilizzano un capo. Non li hanno trovati, cioè non c'è nessuna insegna che documenti che sono lì, non ci sono macchine in vendita esternamente, c'è soltanto un capannone. Per cui dicono, questo è soltanto un punto di ritrovo quando loro fissano gli appuntamenti con i clienti e le auto sono tutte all'interno. Quindi sono già abbastanza imboscati, perché non è una situazione normale da concessionario di macchine, giusto? Capannone che hanno qua Come come, deposito? non come deposito, come luogo di incontro quando tocca vendere delle macchine, Pazzesco. perché non c'è nessuna insegna. Ah. E quindi il carabiniere mi suggerisce due cose da poter fare: una, segnalare l'annuncio truffaldino presunto tale sui portali dove io l'ho visto, oppure la cosa più utile, fare un esposto ai carabinieri. Con questo esposto, documentando le cose che io sto dicendo, si muove tutta la macchina di verifiche, quindi viene fatta una visura camerale della società, si individuano i legali rappresentanti, la sede legale, esce una persona in borghese e verifica le informazioni, quindi la macchina della giustizia si attiva giustamente soltanto nel momento in cui c'è un esposto. O segnalare sul sito, questo qua, Caraffini, Sì, tvtestesubito.it, segnalare che infatti ti l'auto danno uno spazio per sì, ti segnalare. segnala. Ma anche a Segnala, me sì, l'ho visto. capitava, Ah, anche a me mi dava segnala su Caraffini, ti glielo segnala, scrivo. uno fa la segnalazione, oppure l'alternativa è presentare quantomeno un esposto o una Pensa a querela, te, sì. però sulla base di anche solo di un Segnalazione è una roba esposto, più mirata. almeno così noi prendiamo contatti anche tramite magari dei colleghi che lavorano in borghese Certo. e si fa un'attività su magari tutte le auto che questi hanno. Raccoglie Con l'informatica l'esposto si muovono facendo tutti in modo più diretto, più certo. sì. No, no, mi Io costa niente, vado io dove sto io, faccio l'esposto là loro e facendo poi un ve lo esposto. girano. Io sono di Loro Varese, quindi lo faccio là, poi lo Loro poi lo mandano, lei dice che l'ha vista a Settimo, poi loro lo mandano e se i colleghi fanno qualche accertamento sulla società fiscale, sui numeri di telefono, allora ci mandano quello che hanno fatto, altrimenti lo Così paghiamo noi. funziona, sì. Sì. Oh, speriamo perché non è No, neanche. beh, è una truffa Cioè, bella e è buona. proprio, mi sembra, lampante. I 100 km, i 100.000 km in meno e poi che dicano unico Unico proprietario, come proprietario. fai a dimostrarlo? Cosa hai fatto su quel libretto lì? E allora lui mi spiega com'è possibile che dichiarino che è unico proprietario con la macchina e quindi dice fanno finta di aver perso le targhe. Eh sì, perché se tu perdi la targa devi andare a fare una copia del libretto. E io le ho viste le copie dei libretti. Partono col primo intestatario dal momento in cui tu fai la copia. Mi era successo anche a me per l'Audi TT. Quello prima di me aveva perso il libretto, io sono andato a fare una copia e risultavo solo io come proprietario. Ma vi sembra possibile una roba del genere? Ma allora così per forza che agevoli i truffatori. Invece, quando fai la copia del libretto, ci deve essere uno spazio dedicato con l'elenco di tutti i proprietari precedenti. Ma mi sembra l'ABC delle cose, o no? Che ne aveva almeno tre. Vabbè, No, chissà, magari comunque. magari Grazie, lo fanno stesso. finta di aver perso le targhe, Fanno, vedi fanno che io non ne so l'emissione del neanche nuovo queste libretto, nell'emissione del nuovo robe. Lì compare libretto solo uno. compare l'ultimo. Che saranno loro, l'avranno volturata loro, Eh chi, sì. o un testa di legno, chissà. Ah, può essere. Quelle robe Però questo è l'unico modo per far risultare sul lì. libretto che c'è una Ragazzi. nuova emissione Ma e il precedente sai proprietario. quante che ne devono fare? Per me è già il Purtroppo secondo. con le È auto, tremendo, eh? sì. Vabbè. Magari c'era.
Giustamente il collega del carabiniere interviene e mi dice: adesso con le revisioni, quando ti danno il bollino della revisione, ti mettono i chilometri, proprio per garantire ulteriormente la veridicità dei chilometri che ha quell'auto. Sì, questo c'è più o meno da un anno, 2 anni, ma tutte le macchine prima, tutte quelle che sono vendute precedentemente, avranno fatto i peggiori imbrogli del mondo. Eh già, adesso mettono i chilometri. L'ho appena fatta l'altro ieri di questa. Scrivono, quello è giusto perché almeno hai lo storico delle revisioni con i chilometri. Ci sono arrivati adesso, però tutto quello prima è tutto magna magna. Sei chiaro. Ovviamente, se lei ha qualche dato Ovviamente mi dicono: se ho la copia del libretto, qualche dato di tagliando, di lavoro eseguito dove ci sono scritti i chilometri, di allegare tutta questa documentazione all'esposto per renderlo il più coerente, il più preciso possibile, ovvio. dell'auto, Beh, io ho la proprio copia del libretto. l'itinerario. Sì, ho tutto, ho Lei fotocopiato tutto lo io. Lo allega allego. perché Vabbè, vado a lavorare anch'io. niente, mi dispiace Grazie mille. che Buon lavoro, faccio ragazzi. io. Ciao, grazie. Ciao. Però mi sono detto: fammi togliere uno sfizio. Vuoi che non mi tolgo lo sfizio di fargli una telefonatina, chiedergli due dati sulla macchina, giusto così, per essere sicuri che siano tutti dati corretti? Lo faccio per correttezza di informazione. E allora proviamo a chiamarli i fenomeni. Non risponde, suona libero. E infatti non hanno risposto, ma la cosa strana è che poi nessuno mi ha anche mai richiamato, cioè io potevo essere veramente un cliente intenzionato a comprare quella Mini e non sono neanche stato richiamato. Boh, tutto misterioso qua. Comunque ragazzi, in breve, com'è finita? Allora, mi sono tolto un altro sfizio, ho chiamato il concessionario a cui avevo dato dentro la Mini per prendere la 3 Coupé, che è un concessionario serio. Ovviamente non sapevano nulla, loro la Mini l'hanno data a un commerciante e probabilmente questo commerciante l'ha girata a quest'altro multimarca che probabilmente ha manomesso i chilometri. Quindi cosa è successo? Io ho segnalato la cosa a questo concessionario che me l'ha ritirata. Il ragazzo mi ha confermato che avrebbe subito avvisato la direzione per far presente l'accaduto. Io la sera ricevo un messaggio sempre dal mitico Alessandro iscritto al canale che mi dice: grande Dave, sei riuscito a far togliere i chilometri in eccedenza alla Mini. E dico: cos'è successo? Vado a vedere l'annuncio e ragazzi, miracolosamente, magicamente, i chilometri sono diventati 110.000. E quindi l'esposto non posso neanche andare a farlo perché non ci sono gli estremi per. Risulta sempre che l'auto è unica proprietario. Però per una cosa del genere, essendo ormai giusti i chilometri, avrebbe poco peso anche un esposto. Quindi so già che poi non uscirebbe nessuno a verificare nulla. Quindi lo lascio perdere. Si sono salvati per un pelo. Sicuramente il ragazzo del concessionario avrà avvisato il suo commerciante, che avrà avvisato quelli là che hanno la Mini. Guarda che è meglio che gli metti i chilometri giusti, perché sennò succede un casino. E sarebbe successo sì un casino. Morale della favola è questo. Comunque siamo diventati un paese di umma umma, eh? È la fame che fa fare queste cose. Vabbè. Comunque volevo documentarlo un po', non so se sono riuscito. Questo è un video che serve a tutti quanti per dirvi: state sempre attenti quando comprate delle auto usate, cercate di avere più documentazioni possibile. Ho capito che tanto riescono a fare tutto quello che vogliono, però cercate di farvi documentare i tagliandi, le date, le revisioni con i chilometri esposti.
Occhio ragazzi, state sempre attenti. Ciao, al prossimo video.